Ragazzi, allora, prima di uscire voglio dirvi, questo smalto sembra bellissimo, ma l'ho appena messo, per toglierlo ho fatto una fatica pazzesca, e solo colla con qualche glitter luminoso, e appena l'ho messo sull'unghia si sparge per tutte le dita, per tutta l'unghia, per tutta la pelle, non si asciuga per niente in fretta, numero 011 Fashion Queen, New York Color, Crystal Couture, bello il packaging, bello il colore, pensavo fosse uno smalto. Non troppo liquido, invece è liquido. E non pensavo fosse una colla con dei glitter. Invece questo qui è praticamente una colla con dei glitter. Non mi piace per niente. Vi farò un video recensione. Adesso usciamo all'Europrezzi. Negozio comunque stock fallimenti. Tutto per la casa. Tutto che costa poco. Serve detersivo per i pavimenti. Detersivo per la lavatrice. E usciamo. Basta. Ieri sono uscita ma non mi sono divertita per niente. Basta. Usciamo. A dopo. Dal fondo cerca di impossessarsi del pallone, ma viene chiuso dalla difesa del Torino. La palla viene calciata fuori dal campo, lungo la c'era linea di più gente fondo. l'altra E volta. dunque ci sarà il corner in favore della Juventus, che seguirebbe. Continuata a salire all'interno della propria area di rigore, compreso Belotti, mentre gli Aic. La partita, oh mio Dio! Ibrahim è leggermente defilato verso il settore sinistro del campo. Corner corto, Un'altra volta preciso per c'era più gente. Quadrado, Qua ma adesso l'arbitro è crediamo voglia domenica, far ma c'è ripetere il tanta calcio gente, di ma non come rigore. l'altra volta, oh mio Dio, quanta Che gente! l'arbitro evidentemente ha Andiamo a notato, prendere di quattro cose e andiamo a casa. costringe il marchese a ricollocare il pallone nell'area d'angolo per il Sono secondo corner, che addormentata. in realtà è il primo, Si e il vede. battesimo sul pallone da Incoglionita. lungo Si all'interno vede. dell'area Ah, di si rigore. vede. Il colpo di Ma sempre testa stanco lui, oggi sono incredibile di stanca Cristiano io. Ronaldo, nulla di fatto. Bella sta macchina, la Polo Rossa, che bella! Il suo compagno di squadra di HL Mercatone. dunque a giocare la rimessa in gioco. Ragazzi, al cinese siamo andati. Una vetrofania, c'era anche un albero bellissimo con la finta neve. Questa qui la mettiamo sicuramente, se non oggi, domani. E poi un festone rosso! Sì, così decoriamo la casa. Oggi faccio il video, domani, se non stasera. A dopo! La partita, che palle! Però vedi che cambiano da sole. Sì. Ah. Bianche, blu, bianche, blu, blu, bianche, bianche, blu. Ma non c'erano di altri colori, le abbiamo prese solo bianche e blu. C'erano anche magari rosse, verdi, gialle, no? Da balcone, non ci sono altri colori. No, vabbè, sì che ci sono. Ah, ecco, quello volevo dire. Bianche e blu, bianche e blu, bianche e blu. Piano, veloce, veloce, piano. Poi sono ferme. Vabbè, queste sono le luci. Ho fatto il video molto casalingo e anche sull'albero. Sia le luci fuori sia le luci sull'albero si possono cambiare schiacciando un tasto, o quelle del balcone, come vedete, cambiano da sole senza schiacciare niente. Quelle dell'albero cambiano. C'è gente? Sì. Cambiano. Non lo so. Aspetta, proviamo qua. Dove Aspetta. No, non ci non si vede, aspetta. Si È vede. tutto così. Sì, è gel. È tutto gel. Un po' di qua, un po' di là. Allora, c'è questo qua sotto. Si vede niente. La mettono? Iniziamo a metterlo. Secondo me lo mettiamo alla cacchio, perché un pezzo si è staccato, un pezzo di qua, un pezzo di là. Ma questo qua va verso dentro o verso fuori? Verso fuori. Ma che ne so io. No, così andiamo. Guarda. Questo Questo qua va verso fuori. è la fine. Questo qua è il Questa qui è la fine, Dino. Sì, allora, No. metti quello. Vediamo questo. No, ma mettilo dritto. Al centro qua. Ma lascialo lì. Non lo devo saper modificare. Questo qua vuoi metterlo verso dentro o verso fuori? Ancora Ma che c'è, mettilo dritto così. qua. Non è vero che c'è una parte di uscita. Però dritto, Dino, cos'è? Sono i baffi, stanno lì. Ah no, poi gli metti l'altro pezzo sopra, questo qua sopra. Ma se lo metto, non lo so. L'albero lo metti. Mi fai di rigore e poi mi taglio. Quello lì non andava lì, secondo me.
Metti sto albero, ma che se non lo so io. Metti la parte luce. La parte, quindi questa qua fuori. Non è la parte appiccicolata, la parte lucida, così. Vedi che qua è più lucida la parte più opaca. Ma vedi la differenza? No. Vabbè, io vedo qua. Vedi che qua una parte lucida, l'altra parte. Questa qui è appiccicosa, più opaca, mettila contro il vetro. Ah, io l'ho messa al contrario, guarda. Ah, intelligente, metti quello adesso, non cambiare. Dai. Non mi viene una cazzata. Possono farlo i bambini sta cosa. Troppo attaccato, io. Ah, non attaccare, non mi vetro, ti vetro. Metti gli altri pezzi, guarda, che sono già 6 ore sta cosa. Non lo staccare, lascialo lì, tanto non si vede, fatella in mezzo, tanto non si vede, lascialo lì, non troppo attaccato ma non troppo staccato, metti l'altro, e tanto tre pezzi uno attaccato all'altro, non si vede niente, vetrofania, proprio una cazzata, tutto gelatinoso, sembra cicles, ma sì, è giallo, non troppo attaccato, Dino, metti voi. L'altro pezzo è solo più la punta e tutte queste stelline intorno, cos'è sta roba? Sei brutta, sembrano i bambini spastici, quelli che non sono capaci di fare spastici per bambini elastici. Fanno schifo, metti la stella, giochi spastici per bambini elastici. No, è elastico, dai, a me che la metto io, tu metti tutte le cose storte. Aspetta, ci vanno anche queste qua dentro, sì. Ma secondo me hai messo sti pezzi qua troppo attaccati. Uno troppo attaccato all'altro, questo qui non era così. Staccalo tanto. Allora staccalo, che è una cazzata. I miei vetri. La stella la metti lì. Questo lo togli. È troppo attaccato, cos'è sta roba? Mamma come molle. Sembra quelle cose lo schifido. Secondo me deve stare attaccato. Ma porca di una miseria schifosa. Tieni sta fotocamera, Dino. Fai sto coso. Ma deve stare. Fermo attaccato. Lì, non deve stare attaccato. Aspetta un attimo, spengo. No, aspetta. No, volevo spegnere le luci perché non si vede. Che spegni luce, non mi interessa, lascialo lì. No, quello lì va sopra. Ma perché sopra? Sto pezzo verde attaccato all'albero, non deve stare sopra. I vetri. Se lo metti troppo attaccato fa cagare, Dino, sta roba. È molle. È gello. Voi come le mettete le vetrofanie? Mai messa in vita mia? Da anni che la volevo e non l'ho mai messa. Si stacca, non si stacca. Sei una merda, bro. Non ci sta così? Ma no. Stai lì! Vabbè, non lo so che si stacca. Sta stella perché è così in alto. Si vede almeno qualcosa? Sì, storta. È storta! Madonna, che rabbia. Lì. Non si vede. Non mi interessa, lascia. Deve vedersi che facciamo qualcosa. Sì che si vede. L'altra stella? Allora, ci vogliono le stelline. L'albero dentro. Cinese, vetropania. Mettile intorno. Non... Ma che è dentro? Dì? Queste qua vanno in mezzo. Ma chi te l'ha detto? Erano in mezzo. Ma... Gialle poi. Magari con la luce spenta nella battaglia dopo si vede meglio. Non ho mai fatto le vetrofanie, ma se è bello, se riusciamo poi a rimetterle, ne compriamo altre. Tanto dai cinesi costano 50 centesimi. Stasera abbiamo preso questo qui dal cinese a 1 euro. Mettile in giro. Mettile qua. Mettila qua, mettila lì. Questo è l'albero, c'era anche la scritta Merry Christmas. Io pensavo fosse troppo grosso, ma quasi quasi me la vado a comprare il 15, che abbiamo i soldi. Si abbiamo messo la base un po' troppo spostata. Però stacca in, attacca, quindi si può staccare e riattaccare. C'era una stella gialla da qualche parte. Vediamo. C'è qualcos'altro? Sì. Anche vuoto. Con due stelline, il fiocchetto. Dammi il fiocchetto. Stellina qua? Vedrai. Però durano niente, appena le tocchi si staccano. Fiocchetto dove lo metto? Fiocchetto. Fiocchetto messo così però. Non c'ha nessun senso proprio. Fiocchetto messo così e mettilo. Tutto rosso. È quello che è sceso. La punta. Che punta? La punta dell'albero che c'è. Non sta appiccicata. Poi c'è ancora una stella gialla, cioè guarda qua, guarda che bella che è il vaso con.
Sì, ma mettilo magari anche da altre parti, no? Tutto lì. Perché tutto nella stessa parte. Non siamo ancora lì, eh? Metti lo sparso lì. La stella gialla, metti la qua. Questa qua è un'altra. Ma perché è tutto attaccato lì? Non... pizza. Questo cos'è? Un vaso con i fiori? Non lo vedere sta punta qua. Lascialo lì. L'avevo sistemata. Questo è il fiocchetto. Dovevano fare più fiocchetti. Troppo bello sto fiocchetto. Prova a spegnere le luci e vedere se si vede. Nel lampadario, che luci fuori. No, non si vede. Buio! Accendi. Però non fa luce, quindi non... No, non fa luce. Quindi. Magari domani col sole si vede. Comunque, questa è la vetrofania. Gel, praticamente, quindi... No, se no dove si vede? Si tocca. Perché c'è la luce. Usciamo fuori. Comunque, vetrofania cinese a 1 euro. Con tante stelline e l'albero di Natale. C'è anche la scritta Merry Christmas. Si vede? È bello? Sì. No, non è bello. Non è bello? È un po' storto. Albero gelatinoso. Questo è l'albero. Vetrofania. Sono cose molli queste cose qua. Vedete che molliccio. Vabbè, non so cosa sia sta roba verde. Boh. Vabbè, usciamo fuori. Provate anche voi. Ne comprerò altre perché sono troppo belle queste cose. Però chiudi che ci sono gli insetti, no? Voglio vedere anch'io. Ah, è figo da fuori, che figata! Che figo! Sì, sembra che l'ha fatto un bambino sto disegno, però comunque. Sto albero un po' spastico, un po' rincoglionito, un po' stupido però. Ah, ma l'ha messo così comunque. Va bene, sì, carino. Cinese, va bene. Bello! Come si apre? La scatola delle meraviglie. Ah, sto coso qua, sto, che era del capello della scena di Osella. Ti ricordi? Mettiamo sul. Andiamo a mettere come collana del peluche che abbiamo in camera. Le statuine all'euro prezzi oggi erano tutte alte come queste. Tu no, dicevi no, no. Quindi. Questo qui ha fatto il presepe, cioè il presepe sarà così quest'anno. Vedi che va benissimo. Però non va bene perché trema tutto. Con tutto sto pezzo qua ha preso gli acquarelli e lo deve colorare. Lo vuole colorare più che deve. Che io avrei fatto solo quelle casette lì, messe lì sopra e basta. Però vabbè. Fa lui il presepe, visto che fa tutto lui. Poi dentro qua cosa abbiamo? Boh, vediamo. Qua dentro ci sono un po' di... Ecco, qui ci sono le cose per l'albero. Le luci. E va a fan bagno. E la punta. Tutta rossa che dopo le mettiamo. Le luci sono piccole come quelle che ha papà. Mamma mia. A sgrovigliare tutta sta roba ci metteremo 6 anni. Va bene, poveri noi. Queste qua poi ve lo faremo vedere. Ve l'abbiamo già fatto vedere nel vlogmas dell'anno scorso. Combination. Si schiaccia il tasto e cambiano le luci. Comunque sono piccole, vedete che sono piccole. Bene, le luci le mettiamo poi dopo. Io volevo qualche decorazione per la casa. Sono le altre? Per la casa, quelle lì sono. Non ce ne sono altre lì. Le troviamo che le mangi. Qua dentro cosa c'è? La scatola delle meraviglie. Ah, i campanellini. Questo qui non so che scatola era, forse di qualche battesimo, cerimonia. Della comunione di Giuseppe. Qualcosa. I campanellini, arrivano le mucche. Va bene, ok. Sempre da mettere sull'albero. Speriamo che almeno quest'anno vengano bene i video e venga bene l'albero. Non come tutti gli anni che discutiamo sempre per qualche motivo. Questo qui, panettone classico dell'anno scorso, con tutte le palline. Poi vi farò il video di come ho decorato l'albero, come ha fatto anche una ragazza Sakura Alexia. Questa qui l'abbiamo presa l'anno scorso all'OVS e lo vendono ancora, si illumina. Fantastico, meravigliose. Va bene, le mettiamo dopo le palline. Io volevo qualche festone per decorare qualche mobile in casa. Allora, quindi, scatola con le palline, luci. La Dino sta, sì, Luca stiamo chiamando, non so perché, vabbè. Dino sta facendo, sta aprendo l'alberello, vedete che è grande quanto Dino. Noi ci sediamo per terra ed è piccolo come noi e noi siamo piccoli come l'albero, va bene. Queste sono le casette che ha fatto l'anno scorso con la carta, vedete, voilà, e le metteremo anche lì. Sono un po' grosse ma va bene lo stesso, il presepe l'hai fatto quindi va bene.
questo qui per qualche pacchetto, serve sempre. Qua dentro ci deve essere qualcosa, perché questa scatola della Balocco ci deve essere qualcosa. Come lo tiro fuori con una sola? Oddio, vabbè, aspettate. Aiuto. Altra scatola delle meraviglie, scusate se non mi inquadro. Ecco, questo qui che è piccolo, che fa schifo, me lo posso mettere in camera, tanto è già pieno di scotch. O in soggiorno da qualche parte. In cucina no, perché mangiamo. Però vedete che fa schifo, questo qui non è spesso, è troppo sottile, però è lungo. Vabbè. Anche questo, guarda che roba, tutto rovinato. Oddio, come sottile. Vabbè, quelli piccoli che sono un po' rovinati, che fanno schifo, li metto via, non sull'albero. Quelli grandi, belli spessi come quelli, li mettiamo sull'albero. Tipo anche questo blu è molto bello. Però adesso lo stacco. C'è già lo scotch, non so perché su alcuni c'è lo scotch dentro. Boh, vabbè. Questo qui abbiamo messo lo scotch. Dove l'abbiamo messo con lo scotch? Non lo so. Ecco. Allora vediamo dove metterlo. Bello spesso comunque anche questo. Ne abbiamo preso un altro anche rosso. Questo qui fa schifo. È sottilissimo, vedete che roba. Poi perde tutti i brillantini sta roba. Cioè, vedete, guardate. È troppo sottile, quindi via. Quelli sottili me li tolgo. Voglio quelli spessi nell'albero. Questo cos'è? Ah, per il presepe magari. Ti serve? Non lo so, non lo so. Era del pacco di Osella, quella roba lì, che era uscita da tipo... Avevi fatto tu le decorazioni con le candele. Ah sì, è vero. Allora ci saranno le candele anche dentro. Vabbè, ma quello lì non mi piace per le candele. Mi prendo un portacandele, che tanto ce l'ho da qualche parte e via. Quindi lì c'è il presepe, ma si lamentava prima che le statuine delle case sono troppo grosse. Ma se tanto abbiamo, vi faccio rivedere, video con 3000 ripetizioni. Se tanto abbiamo queste cose qua... La casa sì, è un po' enorme, ma... Quella lì non ce la metto proprio, assolutamente. L'hai fatta per buttarla via. Vabbè, un po' di cartone, madonna mia. Vabbè, hai fatto le cose, usale. Ha fatto la scala, ha fatto tutta questa... Tutte le cose da mangiare. Tutte queste case. E poi mi dice le case e gli oggettini, i personaggi qua sono troppo grossi, non so perché, vabbè. Secondo me va benissimo, sinceramente, questo coso qua... Non c'è il lago, ma vedete che va bene, cioè ha fatto tutto il castello, ha fatto non so cosa abbia fatto e le statuine vanno benissimo. Boh, vediamo. Comunque, home decor, adesso aiuto, sto ammazzando, non riesco a stare in piedi. Presepe, albero aperto abbastanza bene, adesso mi metto anch'io a decorare l'albero, facciamo un video. Vediamo come viene. Bisogna prima srotolare tutte le luci, Dino. Le altre luci? Le altre luci non ci sono. Sono solo quelle, ti ho detto. E infatti vanno bene, no? Vabbè, buon Natale. Allora, questo qui che è piccolino lo vado a trovare un altro posto. Troppo sottile, cioè fa veramente schifo sta roba. Mettiamo in camera, vorrei mettere delle luci sul letto, però non le mettiamo, va bene lo stesso. Allora, vediamo se si vede, non credo. Si vede? No, non si vede. Non si vede, mio Dio. Voglio provare a metterlo qui, anche perché è bello lungo. Sì, ok. L'avevo già messo l'anno scorso qua, mi sembra. Che pendeva da una parte. Ok. Qua ci va la musica natalizia però, io con la sciarpa, ancora con la giacca. Facciamo l'albero, luci, festoni, mamma mia. Ah, però l'ho messo storto, che pizza. Miss perfezione mi devono chiamare a me, miss drittezza. Voglio tutto dritto, niente storto, però così fa schifo. Allora, ok, l'ho giusto pulito sto vetro, non lo toccare più, boh. È fatto a M, l'ho fatto tipo M, bellissimo, mi piace.